Perché sapete come mi chiamavano? Mi chiamavano, vedete, sono bassino io, sono piccolo. Mi chiamavano Taz, il diavolo della Tasmania. Perché quando veniva leso il diritto alla sicurezza dei miei lavoratori è mio, io entravo in ufficio e chi aveva i capelli lisci usciva coi capelli ricci. Uno sciopero che purtroppo conferma l'attualità delle cose che noi stiamo denunciando. D'altra parte ormai sono decine di anni che tutti i giorni in media muoiono 3 persone. Non sono delle semplici fatalità, qui stiamo parlando di violazioni delle norme, dei regolamenti e delle leggi sulla sicurezza da parte di imprenditori. E quindi questi imprenditori non devono più lavorare. Io faccio il Corriere da 25 anni e sono in Amazon dal 2017. Il nostro è un problema di sicurezza, in quanto è organizzato male, e considerando che hanno portato il lavoro a dei ritmi forsennati, loro ci obbligherebbero a fare una consegna ogni 2 minuti. Perché il problema è fare denaro, non è fare meno morti, è fare denaro. I servizi si garantiscono se le tasse che ci sono nel paese vengono pagate in maniera equa, progressiva e soprattutto da tutti. In realtà questo è un paese dove ci sono oltre 100 miliardi di evasione e elusione tutti gli anni, ecco perché noi manifestiamo anche per una giusta riforma fiscale. Serve proprio una vera svolta grande e speriamo di farla. Noi continueremo con una battaglia, con una mobilitazione continua fino a quando non raggiungeremo degli obiettivi. Lo faremo UIL e CGIL sperando di poter allargare i fronti e sperando di poter riaprire un confronto serio con questo governo. Per lo stesso motivo noi sabato 20 saremo in piazza a Roma. Perché un lavoratore che va fuori a guadagnare, da mangiare per sé, per la sua famiglia, non può morire. Luigi, Giuseppe, Mohamed.